Questa mattina, dato che fuori piove e non posso fare niente, ho deciso di mettere mano a questo mio nuovo acquisto. È un Nissan Trabe come quello che avevo prima, è la stessa macchina identica, solamente che questo qui ha il cassone un pochino più corto, è lungo 3 metri e mezzo, e in questo spazio qui ha la gru, che secondo me è molto comoda. Ho ripreso sempre un camioncino Nissan come quello che avevo prima perché secondo me è una delle macchine compatte migliori. Perché non sono tanto, tanto larghe, quindi se anche uno deve entrare dentro un posto stretto si riesce a passare bene, non sono molto alte, quindi l'ingombro è poco, e anche perché hanno una portata non indifferente. Prima di comprare questo ho guardato un po' anche le altre macchine, ma anche prendendo un Day oppure macchinari simili, la portata utile che avevano era molto bassa. Questo qui invece, anche avendo la gru, ha sempre una buona portata e quindi anche per caricare l'escavatore oppure la mini pala non vado fuori carico, quindi ho deciso di prendere questo, anche perché mi ero affezionato talmente tanto all'altro camioncino che quindi ho deciso di riprenderne uno uguale. Anche la gru è tutta quanta a posto, ha i documenti e è pronta per l'uso, quindi non devo fargli niente. Anche tutti quanti i tubi sono ancora buoni, i martinetti non buttano. Le valvole di blocco sono tutte quante buone. La gommatura posteriore è molto buona, cioè è quasi nuova. Ha le gomme da carico, doppia ruota da carico. Anche quelle davanti sono buone e anche queste sono da carico. I freni sono nuovi e quindi tutto sommato non posso lamentarmi. Per quanto riguarda gli interni non è messo male, i sedili sono tutti quanti integri e non sono neanche macchiati, quindi non è messo male. Questa qui è la presa di forza per attaccare la pompa idraulica della gru. Per quanto riguarda i chilometri, ha 95.000 km, 95.808 km. Quindi ancora è una macchina tutta quanta da sfruttare. Poi dopo certo non è una macchina che ha pochi anni, ha gli anni miei, quindi 20-23 anni. Però non è male. L'ho preso settimana scorsa e l'ho usato fino a adesso e non gli ho fatto niente. Io ho cambiato il filtro del gasolio e il filtro dell'aria. Adesso però, dato che oggi piove, come dicevo prima, e non posso far niente, mi voglio dedicare qualche oretta a risistemarlo un pochino. Cioè, non ha grandi cose da fare, però quelle piccolezze gliele voglio fare. Come prima cosa devo cambiare la barra dietro dove sono attaccati i fanali, perché è tutta quanta rotta e non ce la posso proprio vedere così. Ho costruito questa qui di lamiera che è fatta proprio identica all'altra che adesso voglio montare. Poi dopo come seconda cosa voglio mettere le placche davanti alle ruote, queste qui. Poi vorrei anche dare quattro martellate a questo sportello qui davanti perché è tutto quanto piegato e neanche si riesce a chiudere. Poi con questo prodotto che ho comprato, con questo qui, con il polish, voglio togliere queste strisciate che non mi ci piacciono. Ce n'è una qui e anche questa qui davanti. E poi per ultimo voglio rimettere qualche rivetta a queste sponde perché sono tutte quante lente.
questo qui è il risultato dopo un quarto d'ora di lavoro a struffare con un panno e il polish, e poi dopo l'ho ripassato con questa bomboletta. No, non è questa, questa qui è scoppiata e mi sporca tutte le mani. Io l'ho dato con questa qui. Mi è dato una ripassatina leggera sul paraurti sotto, qui dove era più rovinato. Tutto sommato non è venuto male, via. Meglio di prima, è sicuro.